Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme la torta Kinder Paradiso. Ancora una volta la creatività di Michele Ferrero, la mente dietro tutte le merendine Kinder, ha lanciato nel 1994 questa merendina fresca chiamata Kinder Paradiso. Adatta a grandi e piccini, consiste in un soffice pan di Spagna e una freschissima crema al latte. Il suo slogan è da sempre il tuo attimo di paradiso. Vi consigliamo di prepararla almeno una volta per i vostri figli e nipoti. Iniziamo! Iniziamo la ricetta facendo la crema. Quindi montiamo 400 ml di panna freddissima dal frigo già zuccherata con le fruste elettriche, fin quando diventerà fermissima. In un'altra ciotola mettiamo 130 g di latte condensato freddo dal frigo. Chi volesse vedere il nostro video lo trova in descrizione, 20 g di miele di acacia o mille fiori e mescoliamo un po' con una marisa. Poi iniziamo ad aggiungere poco alla volta la panna montata, mescolando molto piano evitando di smontarla finché la finiamo. Infine mettiamo i semi di una bacca di vaniglia e continuiamo a mescolare. Trasferiamo in frigo fino al momento del bisogno. Ora ci occupiamo del pan di Spagna. Prendiamo 5 uova e separiamo i tuorli dagli albumi. Guardate com'è contento questo vetto che non andremo a utilizzare. Nella ciotola degli albumi mettiamo un pizzico di sale e iniziamo a montare fino a formare una schiuma. Adesso iniziamo ad aggiungere in tre fasi 150 g di zucchero semolato. Continuiamo a montare fino ad ottenere una meringa bella ferma e consistente, che formi il classico becco. Sbattiamo i tuorli con le fruste per 20 secondi e li aggiungiamo alla meringa. Poi grattugiamo la buccia di un limone biologico e aggiungiamo i semi di vaniglia. Mescoliamo gli ingredienti con movimenti lenti dal basso verso l'alto con un cucchiaio di legno, non più con le fruste. Ora aggiungiamo 125 g di farina 00 in tre fasi, continuando a mescolare piano. Prendiamo una teglia quadrata da 24x24 cm, la imburriamo e sul fondo mettiamo della carta da forno. Mettiamo l'impasto, lo livelliamo con una spatola, lo battiamo due volte sul tavolo per rompere eventuali bolle d'aria e cuociamo a forno già caldo 160 gradi ventilato per 20 minuti. Ci raccomandiamo di fare la prova a stecchino. Ecco qui il nostro pan di Spagna. Mettiamo una griglia sopra, lo giriamo e tiriamo via la carta da forno con delicatezza. Mettiamo un'altra griglia sopra, giriamo di nuovo e lasciamo raffreddare completamente. Tagliamo il pan di Spagna in due parti uguali con un coltello affilato. Poi aggiungiamo la crema, quale deve avere la stessa altezza del pan di Spagna. Livelliamo per bene e copriamo con l'altro pezzo. Copriamo con pellicola e mettiamo in frigo per almeno 4 ore, meglio tutta la notte. Il giorno seguente tagliamo i bordi per formare un quadrato più preciso. E copriamo con lo zucchero a velo. Se volete potete lasciarla anche così, mentre se come noi volete creare le merendine, tagliate prima a metà la torta. Poi ricavate le merendine della larghezza che preferite.
Noi le abbiamo fatte da 5 cm di larghezza per 10 di lunghezza. E voilà! La nostra torta Kinder Paradiso è pronta da assaporare. Assicuriamo che un morso di questa torta è paradisiaco. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo insieme questa meravigliosa torta Kinder Paradiso. Adesso volevo farvi vedere quanto soffice è. Guardate che bellezza! Cosa posso dirvi? È una torta buonissima, con un ottimo profumo di limone e vaniglia. Siccome non c'è il burro, è delicata e leggera. Inoltre è soffice come una nuvola. La crema è bella vellutata e dolce al punto giusto. Ve la raccomandiamo perché è adatta a tutta la famiglia. Insomma, cosa posso dirvi? È assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo al prossimo video.